Si chiude con la vittoria degli ospiti la sfida tra Spoltore e Capistrello, 2-1 per la formazione di Fabio Iodice che torna alla vittoria dopo la debacle casalinga contro il Chieti. Ma lo Spoltore di Donato Ronci protesta tantissimo per alcune decisioni discutibili della terna arbitrale. Partiamo subito con la cronaca e con le prime proteste dei padroni di casa. 14° minuto, Ranieri di testa su cross di Zanetti insacca le spalle di Gentileschi, l'ex di turno, ma l'assistente di Lencioni, di Riso di Lanciano, alza la bandierina e vanifica il tutto. Al 19° Grassi dalla distanza, ma Gentileschi blocca. Nuovamente Grassi, servito da Buona Fortuna al 33° da buona posizione, manta incredibilmente al lato. Di Pentima riscalda ai guantoni di Gentileschi su calcio di punizione al 40°. 42° traversa di Ranieri su calcio di punizione del solito Filippo Di Pentima. Al 48° la seconda protesta dei padroni di casa. Di Camillo di testa in sacca, ma nuovamente il direttore di gara annulla, questa volta per una spinta del capitano spoltorese. Molto più vivace il secondo tempo. 19° minuto, cross di Cicchinelli che si trasforma in un tiro, ma la sfera finisce fuori. 31° minuto, azione personale di Pollino che va alla conclusione, ma detto re blocca con sicurezza. Lo stesso Pollino porta in vantaggio dopo 2 minuti gli ospiti. Contropiede micidiale di Guerra, palla al centro e il numero 7 ospite in sacca. E qui ci sono nuovamente le proteste degli spoltoresi per una presunta spinta di Pollino ai danni di Dintino. Ennesima protesta al 37° minuto per un presunto fallo di mano in area di rigore del Capistrello. Ma lo Spoltore si complica la vita al 41° minuto con Fabrizio De Torre che dice qualcosa di troppo all'arbitro che lo manda direttamente negli spogliatoi. Spoltore in 10. Ma nonostante l'inferiorità numerica, dopo 30 secondi arriva il pareggio grazie a Ranieri, il cigno di Taranto servito da Titi Sanz, fa 1-1. Ma le emozioni non finiscono qui, in pieno recupero, minuto 48, Panecaso la chiude e porta a casa 3 punti pesanti per il Capistrello. Donato Ronci non è proprio contento di come è andata la gara. Allora, premetto una cosa, io quello che dico voglio che si faccia sentire, perché se no è inutile fare le interviste, non c'ha senso. Quello che vi parla è quello che ha vinto 2 anni consecutivamente la Coppa Disciplina e quest'anno siamo ancora primi in classifica fino alla partita di oggi, chiaramente. Io mi sono rotto le scatole, non accetto più comportamenti di questi signori che vengono da fuori regione ad arbitrare ed hanno un'arroganza. Devo raccontare che è successo a fine partita. Io ero stato espulso perché ho chiesto una punizione sul mio giocatore e mi ha mandato via dopo che questo ha fatto i danni colossali. Poi menzioniamo tutte le situazioni e le voglio rivedere. Fine partita vado a parlare con lui, mi avvicino con lui, si permette di mettere la sua testa contro il mio naso come se volesse farmi capire toccami che ti alzo le mani. E questa è una cosa che io in 20 anni non ho mai visto. Mai vista una cosa, ci sono 50 testimoni qua fuori, c'erano, quindi l'hanno vista tutti quanti, quello che è l'arroganza di questa persona. Sulla partita? Sulla partita cosa devo dire? Ha annullato un gol a Di Camillo, non si sa il motivo, salta di testa e fa gol. Devo dire che Dindino stava ricacciando la palla sulla linea di porta, ha preso un calcio da dietro, hanno fatto fallo su Dindino che sta salvando il gol e non l'ha visto. Calcio di rigore qua, clamoroso, fallo di mano, clamoroso. Che cosa devo dire di più? Cioè ha fatto i danni come e non solo. Ha avuto anche l'arroganza di minacciare, vi ha detto vieni nello spogliatoio che ti faccio prendere 6 mesi, io stavo davanti alla porta sua, con educazione, io ho moglie e 2 bambini piccoli e quindi io ci tengo a queste cose, io sono 20 anni che alleno, di questo è il mio 18° campionato che alleno, ma non ho mai perso la testa come oggi, a livello di come posso dire, di situazione, perché io sono una persona per bene, la nostra squadra è una squadra per bene, lo Spoltore ha vinto la Coppa Disciplina agli ultimi 2 campionati, ok? E quest'anno in testa alla classifica, prima della partita di oggi c'è lo Spoltore ancora. Quindi ci vuole rispetto, adesso basta, adesso veramente basta, ok? Io non ho mai detto niente, neanche dell'arbitro che con la Torrese si inventa sbaglia la munizione, mi hanno fatto rifare una partita a 3 secondi alla fine della partita, l'ho accettata, non ho detto niente. Ma quando un arbitro viene con un'arroganza, sinceramente quello che ho visto oggi da questo signore in 20 anni non mi è mai successo.
fu una cosa simile a Castel di Sangro, forse non ricordo, col Teramo forse accadde una cosa del genere. Oggi si è ripetuta una cosa schifosa come quel livello lì. Grazie. Grazie a lei, mister. Fabio Iodice, dopo la partita di domenica scorsa serviva una reazione, questa reazione è arrivata, 3 punti d'oro oggi a Spoltore. Sì, ma al di là del risultato, che siamo contenti, perché vincere qua a Spoltore non è facile, io l'ho detto pure in settimana, Spoltore è una squadra organizzata, conosco il mister, quindi so come lavora. Ma quello che mi è piaciuto è il carattere, il riscatto da parte dei ragazzi. Ci hanno creduto fino alla fine, il lavoro settimanalmente a livello di testa, secondo me abbiamo fatto un grosso lavoro io con lo staff, la dirigenza, quindi quello che cercavamo, la risposta che cercavo era quella, di fare una partita di carattere. L'abbiamo fatta, poi sono arrivati 3 punti, sicuramente siamo più contenti.